We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and buonasera, ci troviamo a Faggiano durante l'evento Magic Christmas. È un evento organizzato dall'Associazione per le Tradizioni Popolari in collaborazione con Ala Faggiano, Associazione Lavoratori Autonomi. Ora vi faremo vedere un po' cosa hanno organizzato. Venite con noi. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. Ce l'abbiamo fatta. È qui con noi la presidente dell'ANFAS di Carosino, Antonella, prego. Grazie, grazie ancora Faggiano, grazie ancora Angelo Zanzalella, perché non lo so, ci aspettate, questo ci fa veramente piacere. Io da solo non sono nessuno, sono qualcuno con loro, con Urbano, con Carlo, con Nico, con Liana, con Carmen, con tanti altri ragazzi che adesso non vedete ma che ci sono. Noi ci autofinanziamo, non ci dà niente nessuno e per noi questa è una risorsa economica e quindi necessaria per andare avanti. Grazie Faggiano, veramente grazie a te anche. Voglio leggervi questo, troverete sui nostri manufatti natalizi questa frase: le persone speciali sono poche ma bastano a rendere il mondo migliore. Felice Natale di cuore dagli amici dell'ANFAS di Carosino, amore e solidarietà. Grazie per aver condiviso con noi il progetto e il lavoro, perché sono fatti con le loro mani. Grazie anche all'aiuto delle mamme, dei familiari, dei volontari, dei sostenitori dell'ANFAS. Ancora una volta siamo fieri di poter dire che l'amore ha chiamato e la solidarietà ha risposto. Buon Natale e buone feste da parte di tutti noi. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Buona serata. Della serata, ora ci spiegheranno loro un po' come andranno le cose stasera. Ciao a tutti, noi siamo la Sound Beat Band, io sono Federica Monopoli, lui è Giacomo Cetera, il batterista, Vincenzo Antonacci, il nostro bassista nonché DJ, e Vito Mastillone alla chitarra. Noi siamo un gruppo di musicisti giovanissimi tra i 18 e i 22 anni. Questa sera suoneremo per voi, oltre a un repertorio natalizio, anche grandi classici della musica italiana e internazionale, anni 70-80 e swing. Capisco, e qual è il vostro stile di musica? Noi prevalentemente musica dance e swing. Va benissimo, allora vi auguro tante persone stasera a guardarvi qui e buona serata. Abbiamo incontrato due cari amici di famiglia. Lei scappa, Angela, vieni qui. Due parole per noi. Bellissima, allora... bellissima la manifestazione, davvero un bel paese in movimento. Complimenti per chi l'ha organizzata e mi auguro che ce ne siano tante altre fino a Natale. Grazie mille. Lo speriamo anche noi. Ora invece Giuseppe Iacca, che è un commerciante di Faggiano. Beh, Giuseppe, cosa ci dici?
Buonasera innanzitutto, un salutone, un bacio a tutti quanti e un buon Natale a tutti. E sembra che sia una bella serata, bella movimentata e niente altro. Speriamo che si continua così. E vogliamoci bene tutti. Grazie mille Giuseppe, buona serata. Allora, questi sono tutti i prodotti artigianali realizzati a mano da noi. Noi siamo dei designer, siamo un gruppo di due designer e quindi progettiamo sia la decorazione, quindi l'ideazione della decorazione, che anche la realizzazione dell'oggetto. Decoriamo anche i tessuti e tutto quello che vedete, anche le sciarpe che vedete in esposizione sono fatte sempre a mano, cucite a mano e decorate con una tecnica di impressione di colori a 300 gradi. E poi il resto della ceramica è tutta realizzata artigianalmente, quindi con cotture, varie cotture in forno. Ogni prodotto è sempre realizzato con la cura di come potrebbe essere fatto la cura di un artigiano. In particolare i quadretti sono fatti con legno di recupero di vecchi portoni e vecchie porte e la decorazione in ceramica è sempre fatta a mano da noi. È bellissimo anche il riciclo del materiale del legno. Come mai vi è venuta questa idea? Perché avevamo a disposizione svariate porte e portoni e quindi non sapevamo cosa farne e abbiamo deciso di realizzare questi quadretti per riutilizzarli, lasciando invariato il colore poi degli oggetti, mettendo in evidenza anzi proprio l'invecchiatura del prodotto, del legno. Fantastico, capisco. E quindi se qualcuno vorrebbe trovarvi, dove vi troviamo? Noi abbiamo un laboratorio privato a Taranto, quindi in realtà facciamo soltanto questi mercatini almeno per il momento. E poi più in là probabilmente apriremo un laboratorio se questi prodotti poi andranno bene per il meglio. L'artista di questi quadri, Torcasio Antonio, che ci spiegherà un po' come gli è nata questa passione e questa idea. È un'opera mista, l'idea mi è venuta 5 anni fa di fare questo tipo di quadri con la tridimensionale, con la figura che viene fuori e vanno molto bene perché sono ancora l'unico che li sta fando in Italia. Spero che ancora sia, sì. rimango così. Vengo da Lamezia, c'ho una pagina Facebook che si chiama Arte in Piazza, per cui sì, si può trovare sulla pagina Facebook, per cui sono un quadro che sta girando molto tutta l'Europa e va molto bene, piace tanto perché su tutti i quadri, come vede, c'è la coppia, gli innamorati. Per cui il tema che è del mio quadro. Allora, abbiamo appena incontrato la bancarella dell'Hauser. Personalmente non sapevamo cosa fosse, quindi abbiamo chiesto informazioni. Siamo stati fortunati perché abbiamo incontrato la presidente dell'associazione. Eccola qui, l'abbiamo convinta a rilasciarci una piccola intervista. Salve, buonasera. Allora, l'Hauser, lo scopo dell'Hauser appunto è quello di combattere la solitudine dell'anziano. Noi facciamo vari progetti con gli anziani e quest'anno abbiamo anche integrato con i bambini la continuità dell'età, del ciclo della vita, il bambino, l'anziano. E quindi si trasmettono a vicenda, l'anziano trasmette le tradizioni e il bambino trasmette la gioia all'anziano, le dà la possibilità di non stare solo. E dove vi troviamo? Noi siamo a Montemesola, l'Hauser di Montemesola. Vi troviamo là, insomma, va bene, ok, la lascio. Buona serata. Sing, glory.
creazioni artigianali in Fimo. Il Fimo, per chi non lo sapesse, è una pasta sintetica polimerica che viene modellata e dipinta a mano e poi viene cotta in forno, quindi segue lo stesso procedimento della ceramica classica. A differenza della ceramica classica però è abbastanza resistente, quindi se cade a terra non si rompe, se viene cotto bene. Ah, benissimo, questo non lo sapevo, anzi io credevo fosse più resistente alla ceramica. No, no, la ceramica se cade a terra si rompe e invece questi no. Sì, 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 sì. Come le è venuta questa idea di... Per curiosità, io sono partita dalla pasta di zucchero, in verità realizzo anche torta in pasta di zucchero e comunque vedendo che la... Sì, sto passando Babbo Natale. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw... Allora, abbiamo appena trovato il cibo, le pettole. Beh, quindi come sta andando la serata? Beh, penso bene, perché insomma dall'affluenza si vede che insomma la festa sta riuscendo bene. E siamo sempre in continua evoluzione, certo, e quindi siamo al quarto anno e comunque siamo contenti di come sta andando anche questa sera. Grazie a voi. No, grazie a voi che ci fate degustare queste pettole ogni anno, vi mettete a disposizione. Star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King. Mi presento da solo, sono Nino De Torre, molto frequentatore di questa bellissima località Falgiano. Io sono stato un dipendente bancario per molti anni e apprezzo molto le iniziative che fa questo paese. Complimenti all'amministrazione, agli operatori commerciali e a tutta la cittadinanza per la vostra ospitalità. Grazie. Them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Babbo Natale! Una domanda! Allora, abbiamo il piacere di intervistare Babbo Natale, un messaggio per tutti i bimbi. Beh, io spero che i bimbi siano felici, i loro genitori li trattano bene e che abbiano un futuro roseo, anche se ci troviamo in questo, diciamo, contesto dell'Ital City. Speriamo che tutto sia drizza. Grazie mille Babbo Natale, buona serata. Ecco, allora, abbiamo qui due persone dal nord, una è una nostra concittadina, però ci seguono anche da lì. Ciao a tutti, un saluto ai Falgianotti, si dice così, Falgianotti. Lei ci segue quindi? Sì, io sono un amico su Facebook e vi seguo in tutte le dirette, ho seguito tutte le vicende politiche, ho seguito anche l'ultimo disastri climatici e niente, siccome appunto la mia
metà è del posto, quindi io sono a piacere a seguire. Sì. E comunque complimenti per queste belle manifestazioni, che oltre a quelle estive e al avete il presepe e anche queste belle cose qua che fanno sempre piacere. Questa volta mi ci sono trovato anch'io per l'occasione. Ah, finalmente, quindi siete in vacanza, vi fermate un po' da noi. Sì, sì. Siamo ancora qualche giorno qua. Va bene, grazie mille e buona serata. L'avvocato Ventruti. È una grande soddisfazione ed è un piacere vedere tanti avventori a questa festa, tante persone che hanno gradito e gradiscono ogni anno questa iniziativa. Un plauso agli organizzatori, a coloro che spendono il proprio tempo non per il divertimento proprio, ma per il divertimento di tutti. Quindi ringraziamo loro e ringraziamo coloro che credono ancora in Faggiano. Grazie mille per il suo intervento. Grazie a voi per questa iniziativa anche da parte vostra. Buona serata. Bene, ora intervistiamo anche la Folletta, Follettina di Babbo Natale, no? Eccezione, ho il cavallo anch'io. Bene, allora di cosa vi occupate? Io ho un'azienda agricola, produco qua vicino olio e vino. Diciamo che in questo periodo è il momento clou. Sì, vero? Sì. So che ora si raccolgono le olive. Sì, e l'olio è ottimo, però un consiglio, comprate l'olio dai frantoi, da gente fidata. Mi raccomando, leggete le etichette. E poi mi sono presa una serata per accompagnare Babbo Natale e i bambini. Che è sempre bellissimo. È meraviglioso, ma è l'atmosfera di Natale. Forse dovremmo ritornare a dei valori più della famiglia. Il calore umano, l'amore ci vuole, è la vita, questa è. Ha ragione, se ci priviamo anche di questi non rimane nulla. Nulla, è solo tristezza e vil denaro, non è così. Ha ragione, la ringraziamo, buona serata. Questa magnifica organizzazione, una festa spettacolare, entusiasmante, bella, calorosa, c'è tanto da vedere, tanto da gustare e i bambini si stanno divertendo moltissimo. È davvero Faggiano, un paese esemplare e splendido, nonché il mio paese. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy Tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. Abbiamo la fortuna di aver incontrato il presidente dell'associazione che ha organizzato l'evento Magic Christmas. Allora, presidente, due parole? Sì, si rinnova anche quest'anno il quarto appuntamento con la manifestazione Magic Christmas, che in qualche modo apre un pochettino in provincia
la serie dei mercatini natalizi. E, insieme alla mia associazione per le tradizioni popolari collabora l'associazione ALA di Faggiano e naturalmente il factotum, poi quello che poi ci porta gli artisti veri e propri, l'associazione Smile di Manuel Manfuso. Ritengo che già dall'inizio di questa manifestazione di questa sera c'è molta partecipazione, in particolar modo di forestieri, e quindi per noi diciamo l'obiettivo è centrato anche quest'anno, e perché poi l'obiettivo è quello di far divertire i bambini, perché le attrazioni principali sono proprio per loro l'inizio delle festività natalizie, quindi l'inizio dei regali per tutti i bambini. Grazie mille, speriamo che vada meglio di anno in anno, per adesso sta andando così, giusto? Sì, il nostro obiettivo è crescere, no? Poi questa è una manifestazione che, come dicevo, apre un po' il nostro programma natalizio, che culmina poi con la nostra manifestazione principale, che è il Presepe Vivente. Presepe Vivente ormai pluripremiato in tutta Italia come miglior rappresentazione della natività, e quindi il nostro obiettivo principale è far sì che quanti più visitatori, non soltanto della Puglia ma delle regioni limitrofi, possono venire a visitare questa bellezza naturale, questo sito particolare così suggestivo dove ogni anno si rivive la natività di Nostro Signore Gesù. Buonasera, lei il signor? Pagano, Piero Pagano. Come le sembra questa festa? Beh, da qualche tempo Faggiano si sta migliorando veramente enorme a fare tutte queste belle iniziative. A me piacciono, poi sono amante dei bambini, dei nipotini, quindi vedere tutta questa allegria a me fa sempre piacere. E cosa ne pensa delle nuove luminarie del paese? Beh, non ti nascondo che a me piacciono, ma posso essere di parte perché il sindaco è mio cugino, quindi può sembrare come se stessi facendo parte, ma comunque Faggiano a me piace tanto, è il mio paese nativo. Quindi. È vero, un bel paese, ma comunque lei magari è di parte, io no, però sono belle lo stesso, cioè hanno fatto davvero un buon lavoro. Buon proseguimento. Grazie, buona serata pure a voi. Ciao, grazie. Benvenuti a tutti a questa nuova edizione dei Mercatini di Faggiano. La nostra associazione dei lavoratori autonomi si pregia di collaborare con l'associazione per le tradizioni popolari per la realizzazione di questo splendido evento. Anche quest'anno stiamo avendo una grande e nutrita partecipazione. Il nostro paese è in festa e noi siamo contenti. I lavoratori autonomi ci tengono tantissimo a che il proprio paese venga valorizzato. Noi amiamo il paese più di chiunque altro, sicuramente, perché il nostro paese ha bisogno delle attività lavorative autonome per valorizzare tutto ciò che di buono c'è nel nostro paese. Stasera siamo arrivati al nostro obiettivo, per il quarto anno abbiamo una bellissima manifestazione sempre in collaborazione con l'Associazione delle Tradizioni Popolari e compresa ALA, che è un'associazione dei lavoratori autonomi di Faggiano. Diciamo che il cuore pulsante del paese sono i commercianti e tutti i lavoratori del paese. Questo noi dedichiamo veramente facciamo questa festa con tanto amore, perché proprio per far conoscere il nostro paese e le varie attività commerciali che esistono in questo piccolo paese, ma tanto bello. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a happy.
quarta edizione del Magic Christmas qui a Faggiano. C'è sempre una bellissima atmosfera, tantissima gente e soprattutto tantissime associazioni che mi danno una mano nell'organizzazione, come l'Associazione per le Tradizioni Popolari e l'Associazione ALA di Faggiano e il Comune di Faggiano, che è sempre disponibile a questa iniziativa che ormai si ripete ogni anno. E il prossimo evento sarà il 6 e 7 dicembre a Carosino per la Sagra del Vino Winter Edition, insieme al Comune di Carosino, alla Proluco e ad altre associazioni del territorio. Buone feste! The time.